Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda e per quanto riguarda le investigazioni, lui è responsabile di tutte e sei le azioni criminali. I rapporti saranno chiaramente presentati all'autorità giudiziaria che, come sempre, serenamente vaglierà il tutto. Un assassino, un criminale senza scrupoli, seriale, con gli occhi freddi, che avrebbe potuto uccidere ancora. Non ha dubbi il questore di Padova. Dopo l'arresto di Pierluigi Castellani, 52enne pluripregiudicato, che ha confessato una sola delle sei rapine con aggressione compiute in città ai danni di anziani, lui è l'autore di tutti i colpi. Ed è un individuo pericoloso che sta bene dietro le sbarre, dove ha già passato 23 anni per omicidio. Bisognava fermarlo a tutti i costi, perché per pochi spiccioli era pronto a fare male, molto male. Aggredire anziani indifesi con una pietra poteva voler dire uccidere. Nel caso della donna di 44 anni percossa a Ponte di Brenta, le lesioni sono molto gravi. La vittima ha già subito 3 interventi chirurgici. È un pluripregiudicato di 51 anni, di cui oltre 23 passati all'interno delle patrie galere. È stato arrestato all'età di 26 anni, 27 anni a Cremona, dove nel corso di una rapina aveva ucciso il gestore o il proprietario, non ricordo bene, e aveva avuto 18 anni di carcere, ne aveva scontati 16, 15, era stato rimesso in libertà, era stato riarrestato per spaccio di droga e reati minori per altri 4 anni e quindi è uscito a marzo scorso. A marzo scorso ha deciso di venire a Padova, dove aveva passato diversi anni di carcere presso la locale casa circondariale. I servizi sociali chiaramente hanno cercato di aiutarlo, come si fa comunemente, ma questo evidentemente non bastava. L'indole non tarda a venire fuori. Il fermo è stato convalidato, un risultato che è stato ottenuto anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno aiutato gli inquirenti a stringere il cerchio attorno a quell'uomo che ha diffuso il panico in città, con segnalazioni precise e puntuali. Un lavoro capillare e metodico, quello degli uomini della squadra mobile. Sicuramente la squadra mobile ancora una volta ha dimostrato l'eccellenza investigativa e la passione con cui interpreta il ruolo, ma soprattutto anche a tutto l'apparato preventivo della questura. Noi in quel periodo abbiamo potenziato i servizi, abbiamo raccolto notizie, ognuno nell'ambito delle proprie competenze si dava da fare. Alla fine lo sforzo comune ha consentito alla squadra mobile di imboccare la strada giusta.